Il maestro Zen Hoshin visse in Cina per molti anni, ma fece ritorno in Giappone durante la vecchiaia. Un giorno radunò i suoi allievi per raccontare una storia. Tanto tempo fa, un maestro disse ai propri discepoli: «Siamo al 25 dicembre e io non vivrò fino all'anno prossimo, per cui dovreste trattarmi bene». I presenti credevano stesse scherzando, ma visto che aveva un grande cuore, tutti lo invitarono a cena a turno, fino alla fine dell'anno. I festeggiamenti durarono 7 giorni, e alla fine dell'ultima giornata lui disse: «Siete stati buoni con me. Io vi lascerò domani, quando avrà smesso di nevicare». I suoi allievi, ancora una volta, non diedero peso alle sue parole. Tuttavia, quella notte iniziò a nevicare. Il giorno dopo, il cadavere del monaco fu trovato nella sala meditazioni. A conclusione del racconto, Hoshin affermò che un maestro era in grado di prevedere la propria dipartita e promise ai suoi allievi di mostrare questo potere dopo alcuni giorni, suscitando scetticismo. Trascorsa una settimana, chiese ad ognuno dei giovani di scrivere una poesia di commiato. Suggerì i primi 2 versi. «Io venni dallo splendore e torno allo splendore». Uno dei presenti, l'unico che stava prendendo la cosa seriamente, notò che al componimento mancava un ultimo verso per rispettare il numero tradizionale, quindi suggerì: «Con il ruggito di un leone vittorioso». Proprio in quel momento, Hoshin morì. In Cina vivevano i 3 monaci che ridevano, i cui veri nomi non si conoscono, perché non li rivelarono mai a nessuno. Costoro entravano nei villaggi, si mettevano in mezzo alla piazza e iniziavano a ridere. Piano piano le persone venivano contagiate da quell'allegria, finché si formava una piccola folla. A sua volta, questa si allargava fino a coinvolgere tutti gli abitanti nelle risate. A quel punto, i 3 monaci si spostavano in un altro villaggio. La risata era la loro unica predica, il loro messaggio. Non insegnavano nulla nel senso letterale del termine. Si limitavano a creare quella situazione. Erano amati e rispettati ovunque, perché nessuno aveva mai fatto prediche o sermoni simili. Loro comunicavano che la vita dovrebbe essere solo e unicamente una risata, e non ridevano di qualcosa in particolare. Diffusero gioia infinita in tutta la Cina, senza usare una sola parola. Con il tempo invecchiarono, e uno di loro, un giorno, morì presso un villaggio. Tutti i presenti si chiesero come avrebbero reagito gli altri 2. Almeno in quella circostanza ci si aspettava che avrebbero pianto. In realtà, i monaci superstiti ricominciarono a ridere di fianco al cadavere. Gli abitanti del villaggio, stupiti, chiesero spiegazioni. Per la prima volta loro parlarono e dissero: «Ridiamo perché quest'uomo ha vinto. Ci siamo sempre chiesti chi tra noi sarebbe morto per primo, e lui ci ha battuti. Stiamo ridendo della nostra sconfitta e della sua vittoria. Inoltre ha vissuto con noi così tanti anni. Insieme abbiamo riso e ci siamo divertiti. Non potrebbe esistere un addio migliore, possiamo solo ridere». Le persone erano comunque tristi, ma poi si accorsero che non solo quei 2 si stavano divertendo, ma sembrava che sorridesse anche il morto. Tempo addietro, il monaco defunto aveva chiesto ai suoi amici di non cambiargli i vestiti, come invece era usanza fare. Aveva anche aggiunto: «Non lavatemi, perché sono sempre stato pulito. Ho riso così tanto nella mia vita che nessuna impurità si è mai accumulata in me e non ho raccolto polvere. La risata è sempre giovane, fresca e pulita. Per cui non mi lavate e non cambiatemi le vesti». Rispettarono quindi le sue volontà, ma quando il corpo fu posto sulla pira funebre per essere bruciato, si accorsero d'improvviso che negli abiti aveva nascosto dei fuochi artificiali. Scoppiarono tutti
e l'intero villaggio si mise a ridere. I due monaci esclamarono: «Furfante, sei morto e ti sei fatto anche l'ultima risata!» A Tokyo, nell'era Meiji, c'erano due maestri che vivevano e seguivano due correnti di pensiero differenti. Unsho manteneva vivo in maniera scrupolosa il pensiero buddista. Non beveva mai alcolici né mangiava dopo le 11 del mattino. Tanzan era un professore di filosofia che non osservava precetti sugli orari né sul cibo. Un giorno il primo fece visita al secondo. Lo trovò a bere vino e fu invitato da lui ad unirsi nella bevuta. Unsho chiese: «Perché non bevi cose pure come l'acqua?» Tanzan ribatté: «Chi non beve non è nemmeno umano». «E cosa sarei allora?» disse l'altro. «Un Buddha», fu la risposta.